a 7 milioni di spettatori nella pancia del paese, vale di più che un editoriale in un programma di approfondimento in cui è già radicalizzata la posizione di chi lo segue. Questo è quello che si dice. Poi, in realtà, secondo me, se uno posteggia il Esattamente. divieto di sosta, che abbia un'utilitaria o un SUV, è la stessa cosa. Ma infatti, ma io ti ho detto, poi da questo punto di vista io penso di essere equilibrato, soltanto Tu pensi di essere io no, io lo equilibrato? penso sul serio, io lo penso di esserlo rispetto al paese, ma Perché hai io detto poi lo sul serio? Perché poteva ma lo, essere no, scambiata lo per una penso sul battuta. serio, nel senso che sembra una cosa che uno dice, tu me la metti quasi come mi fai quella risposta, quasi che la mia risposta è paradossale. No, io lo penso sul serio per un motivo molto semplice. Lo vedo, ti ho detto, dagli ascolti, perché poi quello è un punto di riferimento se la gente non ti vuole, piglia e cambia. Cioè, io vedo Però il questo discorso telegiornale. lo può fare uguale uguale anche Santoro. Eh? Ma io ho Se il contestato. peso è quello degli Bravo! ascolti. La differenza tra me e Santoro è che io non ho mai contestato Santoro e non ho mai detto una parola contro Santoro, mentre nella trasmissione di Santoro c'è stata una campagna continua contro di me. Di cui Qua. tu sai derelato perché non vedi Anno Zero. Certo, derelato perché poi ho visto le cose che dicevano di Travaglio, ma io non, il Travaglio non lo vedo, non lo leggo. Ma questa cosa è da sempre Sì, il o raglio sei di andato? Travaglio non lo vedo mai. Non lo Senti, sento mai, anzi ci sono. ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo anche lavorato insieme, ma qui faccio il giornalista e ti devo chiedere un'altra cosa. Alcuni sostengono che in realtà il fatto di aver seguito negli ultimi anni stabilmente Berlusconi ti ha fatto avere un rapporto più ravvicinato con quello che attualmente è il Premier, fino a, come dire, a entrare in sintonia con le sue scelte. Sai una cosa, io ho seguito, tieni conto che ho cominciato questo mestiere di giornalista politico, tranne poi una parentesi in cui sono stato negli Stati Uniti, dal 1980. Ho seguito con una certa assiduità, prima di Berlusconi, Craxi, D'Alema, tutti i presidenti del Consiglio, ma poi oltretutto non lo decidevo io, era il giornale per cui lavoravo, la stampa che mi faceva seguire, il personaggio probabilmente più in voga. Per cui non è che normalmente ti posso fare i nomi di 10 persone che hanno seguito, come dici tu, assiduamente Berlusconi negli ultimi, però nessuno è stato contestato per questo. Poi probabilmente, cioè, se io riesco, come riuscivo anche in passato, ad avere più notizie, ad entrare, diciamo, più a capire il personaggio, poi tra parentesi, perché poi non è che ci vuole tanto a capire il personaggio Berlusconi, cioè non è che io Come lo racconteresti, visto che non ci vuole tanto a Ma capirlo? sicuramente diciamo è il politico più moderno che c'è ancora, ma questo non per merito suo quanto per colpa degli altri, che non sono Cioè, capaci. quindi l'unico moderno e gli altri sono Ma arcaici? scusami, cioè, se tu senti anche questo tipo di politica, questo tipo di campagna elettorale, secondo te è una campagna elettorale moderna? No, qui non è ancora cominciata la campagna No, elettorale, lascia secondo me. perdere. No, la campagna elettorale è già cominciata. È cominciata su questi temi. Io non la vedo una cosa moderna, vedo una cosa che va avanti dal 92 ad oggi e non è cambiata, c'è sempre la stessa sceneggiatura. E io credo che poi quando tu ci provi e ti si assottiglia il consenso, perché poi non è che tu parti dal presupposto che nel 94 Berlusconi vince avendo come alleato l'UDC, la Lega e AN. Dall'altra parte c'è il Partito Popolare, però non arriva neanche ad arrivare al C'è in 38%. mezzo Martinazzoli e Segni e Martinazzoli c'è poi e poi c'è i dall'altra parte il progressisti. progressista. Arriviamo al 96, perde, però avendo la Lega che va da sola, avendo i popolari che vanno Col centro-sinistra. con centrosinistra e perde avendo poi, credo, nel proporzionale, quindi cioè senza la Lega, riesce ad avere 300.000 voti in più dello schieramento avversario. Quindi in ogni caso vincono, però si assottiglia il consenso. Siamo d'accordo? Mi segui? Nel 2001 vince. Nel 2006, Uno vince senza Bertinotti, però dall'altra parte. senza Cioè, no, Bertinotti. diamogli anche Sì, questa. diamo però detto questo senza Bertinotti, però lì No, c'era. perché serve, perché poi il rincompattamento di 5 anni Sì, dopo fa però c'è vedere. anche stata una sorta di. Non mi ricordo perché. Non c'era Bertinotti, però si era trovato il modo per cui ci fosse, se ti ricordi, all'epoca. Vabbè, però quello che vuoi dire è che Allora, progressivamente perde terreno progressivamente l'anti-berlusconismo fino a se stesso. cioè, Tu, questa è questa la tua cosa di tesi. mettere tutto insieme e di non dare una proposta di un certo tipo non fa prendere consensi. Perché di fatto quello che ho detto prima, che manca, cioè tu non vedi una proposta alternativa. Non vedendo una proposta alternativa, che come riempi il vuoto e come cerchi, diciamo, di non dare l'idea che, diciamo, che questa cosa qui è tenuta insieme con, diciamo, con la colla, fai una campagna elettorale tipo quella che si sta facendo adesso, che si è fatta, diciamo, l'anno scorso e via dicendo. La RAI però è nella bufera non soltanto per le telefonate che ti riguardano e quelle che riguardano Innocenzi,
Non mi pare che tu conosca molto bene Innocenzi, è inutile parlare. Sono Innocenzi, lo conoscevo quando era in, diciamo, a Montecitorio, frequentava Montecitorio perché è stato anche deputato. Sottosegretario alle comunicazioni. Sottosegretario, sì, quindi lo conosco così, come conosco, diciamo, tutti quelli che sono passati lì. E vabbè, qui il discorso resta sempre lo stesso, no? Ed è evidente che è così, che sin quando le authority sono fatti con uomini dei partiti è ovvio che ci possa essere un rapporto, anche se secondo me è sbagliato che ci sia un rapporto diretto tra chi governa e chi fa parte di un authority, ma non voglio coinvolgere te in questo. Però qui la polemica resta pesantissima, anno zero, la pulsione, che non è un segreto per nessuno, di Berlusconi a vedere il meno possibile anno zero, il meno possibile Di Pietro in televisione. Questo non è un aspetto di fragilità e che può essere anche visto come prepotenza del Premier? A me la cosa che colpisce, ti posso dire, di queste vicende, faccio un po' i paradossi rispetto, sì, diciamo, alla prepotenza di Berlusconi. Berlusconi non doveva dirlo, diciamo, non so quello che è successo, diciamo, non so che intercettazioni sono, questo non lo so, però... No, ma al di là delle intercettazioni... Sì, ma che lui non volesse, diciamo, avesse un'antipatia o comunque una certa avversione nei confronti delle trasmissioni di Santoro è una cosa talmente nota, perché l'avrà detto in tutti i modi. Molti amano, odiano Santoro, uno solo può dire... Ma è stato talmente efficace che Santoro è ancora, diciamo, è in onda, quindi da questo punto di vista non capisco come, cioè, tutto questo meccanismo è stato messo in moto e non ha portato a niente. Quindi l'authority è stata, secondo me, ha fatto... Ma non è una debolezza. Tu, secondo la tua tesi, oltre a tutto questo tipo di anti-berlusconismo, come lo chiami, è controproducente. Quindi dovrebbe essere producente per Berlusconi. Ma io, guarda, non ti so dire, poi molto spesso le persone non è che stanno lì a guardare se una cosa del genere gli può, specialmente poi un personaggio come Berlusconi è molto esplicito, vanitoso, molto sincero, no, ma anche sincero, nel senso, se una cosa non gli piace, lo dice indipendentemente se questo tipo di giudizio gli porta qualcosa o meno. Sì, ma se a me non piace, cambio canale. Sì, sono d'accordo, però io ti porto quello che mi dà più fastidio in questa vicenda. Io poi una cosa che ho letto su un giornale di sinistra, quello di Sansonetti, cioè tu dai l'immagine di tutto questo, è questo enorme potere, questo grande regime che si è instaurato in Italia. Allora, tu mi devi spiegare, una volta, tanti anni fa, ma tu te ne ricorderai, esisteva il SIFAR. Il SIFAR era i servizi segreti che intercettavano, comunque facevano dossier sugli uomini dell'opposizione. Ma in questo regime così, diciamo, tetragono che sta lì, è possibile che gli unici intercettati sono quelli, cioè è il Presidente del Consiglio e tutti gli altri? Cioè, stiamo al ridicolo. Cioè, immaginare una cosa di questo tipo, meno male poi che lo trovi pure su un giornale di sinistra, che mi fa anche, diciamo, piacere, perché da questo punto di vista significa che poi la gente una sua obiettività ce l'ha. Ma qui ogni volta è sempre il Presidente del Consiglio, Berlusconi, che viene intercettato. Allora, dove sta il regime? Se non riesce a chiudere Santoro, se non riesce a non farsi intercettare, dov'è? Tu spiegami dov'è il regime. Sbaglio? No, ma io non ho difficoltà, questo l'ho sempre detto, cioè, secondo me è impossibile pensare a un regime in Italia, nel senso che sarebbe la prima volta che un golpe, come è stato definito il decreto interpretativo, viene bocciato dal TAR. Siamo d'accordo. Ma, ecco. Diciamo, il fatto che poi, come dire, le palle non vadano in buca non comporta il fatto che non vengano tirate. Ci sono dei gesti che possono essere significativi, anche se non pericolosi. In questo ritengo che chi governa non dovrebbe occuparsi della televisione, soprattutto se è il caso di Berlusconi, che sulla televisione ha qualche... Sì, però guarda, io parto da un presupposto, poi ognuno dà un giudizio, bene o male, specialmente in discussione, cioè io e te parliamo di qualcuno, cioè uno dà un giudizio, è quello che pensa, lo dà, non è che sta fermo lì, lo dà al telefono. Come vedi, parliamo senza nessuna difficoltà. Allora, cioè, uno, poi alla fine la cosa fondamentale è se quell'elemento avviene, se per caso, cioè, si chiudono quelle trasmissioni, se quelle trasmissioni finora non sono state chiuse, uno può anche parlare, dare giudizi, non mi piace, io non le vedo, ma è un altro discorso, ma c'è qualcuno che gli piace vederle e poi dà il giudizio che vuole. Tutto questo qui a me non mi scandalizza, cioè non mi può scandalizzare.